L'espulsione un pochino ci ha aiutato, dai. Però dai, oggi, adesso al di là di come è andata la partita, dove in qualche circostanza insomma, ci è andata anche bene, però dai, per noi era super importante vincere questa partita, andare a 22 punti. Abbiamo ancora due partite super difficili da giocare, ma adesso li possiamo affrontare anche con uno spirito diverso. E quindi è una giornata pienamente positiva, anche perché, come saprete, la tribù è stata reintegrata con un sacco di giocatori, quindi da martedì sarà uno spettacolo. 4 minuti per un giocatore che di solito anche quando è assente per molto tempo ci mette poco poi a carburare, al di là della stazza della squadra, insomma. Ma di chi parli? Ancora? E vabbè. Bucchi ha fatto gol, ha fatto quello che sa fare. È chiaro che oggi, insomma, magari in altre circostanze sarebbe dovuto andare in panchina e magari fare 20 minuti o mezz'ora, invece, insomma, abbiamo deciso che forse era meglio che lui ci fosse dall'inizio. Poi la partita è andata anche in questa maniera, lui ha fatto anche due gol, quindi siamo tutti contenti, però il Teramo di oggi non è stato solo Bucchi, pur se Bucchi ha sbloccato la partita con una giocata che, insomma, lui ha. Finito? No, Iazzetta, che condizioni? Non lo so. Muscolare? È una, no, no, è una botta sulla caviglia che, insomma, da valutare perché comunque non gli ha permesso di continuare. Mister, per vedere il pelo nell'uovo, si poteva gestire meglio la partita in qualche momento, tipo sul 2-0 prendere subito il 2-1, come anche col Borgo a Buggiano. Ah, sì, si è ripetuta la stessa cosa. Pur se la squadra oggi, ho notato che aveva una grinta e una voglia di vincere, insomma, superiore alla media. E nonostante questo, sul 2-0 abbiamo preso gol. Però ci stanno anche gli altri. E gli altri non è che siano nessuno. E poi nel secondo tempo, probabilmente quando avevamo il vantaggio dell'uomo, potevamo anche fare qualcosina di meglio, però avevamo Bucchi che oramai era calato. Tra l'altro Paterno negli ultimi 20 minuti ha accusato un fastidio che non gli permetteva di stare al massimo, quindi abbiamo giocato poco e di conseguenza abbiamo anche messo in moto poco Petrella, che magari avrebbe potuto, col vantaggio numerico, essere magari più importante per noi. Invece, insomma, la partita si è messa in quella maniera. D'altronde noi ci tenevamo a vincere, il nostro primo obiettivo era quello di non dare spazio agli altri. Anche Granata oggi è molto visto mattoncino. Sì, infatti è stata l'occasione giusta per lui per farsi vedere, perché magari a Teramo non lo conoscono, però è un ragazzo che a noi ci sta dando tanto sotto tutti i punti di vista. Trovi speranza per dei compagni? Sì, infatti forse la nota più negativa di oggi è stata l'espulsione di Ferrani, che probabilmente è stata esagerata, se vogliamo, perché in fondo lui poteva anche essere ammonito, perché ha fatto un fallo di ostruzione, mettendosi davanti all'avversario. Però in quei momenti devi essere anche bravo a capire che l'arbitro ti ha già dato tanto, tra virgolette, perché poi non ti ha regalato nulla, nel senso che ha valutato il fallo del rigore con la successiva espulsione in quella maniera. Però, insomma, dai, ci stava che bisognava stare un po' più attenti, sia in area di rigore che su quelle situazioni. E quindi abbiamo preso questa espulsione che un pochino ci rammarica. Sul rigore, che valutazione fai? Ma io, a vederla dalla panchina, sul rigore sembrava che lui fosse entrato sulla palla e la palla l'avesse allontanato, e quindi non c'era né rigore né espulsione. Però poi, se l'arbitro è stato così bravo, visto che non era neanche tanto lontano dalla palla, che magari ha notato che per prendere la palla ha prima alzato per aria Iazzetta, è giusto quello che ha fatto. Io ritengo che l'arbitro abbia visto così. Questo Nuovo arrivo? sono due nuovi arrivi. Quell'altro abbiamo già parlato. Beh, dai, eh.
Vabbè, è chiaro che io sono più che contento perché già uno mi bastava e mi avanzava. Il presidente ha voluto tirare fuori il cappello dal cilindro con questa giocata di classe. È vero che c'è un po' più abbondanza adesso, magari con i rientri che abbiamo avuto saranno anche troppi, però è sempre meglio l'abbondanza per chi vuole guardare la prospettiva di questa squadra con fiducia e con voglia di fare meglio di quello che è la salvezza. Noi però dobbiamo avere la stessa umiltà dimostrata fino ad oggi perché il campionato deve ancora finire per quello che riguarda l'andata e poi sarà un ritorno durissimo.